Napoli sta già pensando di adeguare lo stipendio di Kvaratskhelia con un rinnovo di contratto per evitare sirene di mercato a fine stagione. Lo sento da lontano, il grido della gente. Forza Napoli, Napoli sempre. Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente. Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre, il nostro mantra dal lunedì al venerdì, ogni giorno dalle 12 alle 13 qui su Radio Marte. Telefoni aperti fino alle 13 allo 0816363663 per intervenire in diretta. Il Napoli sta pensando di adeguare, insomma, praticamente dopo un mese e mezzo dall'inizio della stagione, già il contratto di Kvaratskhelia, un marziano definito in tutti i modi. Probabilmente dopo la vittoria del pallone d'oro di Benzema l'anno prossimo potrebbe toccare anche a Kvaratskhelia, chi lo sa, se dovesse continuare così e se il Napoli dovesse ottenere anche qualche risultato importante. Comunque il Napoli vuole evitare sirene di mercato importanti alla fine di questa stagione, quindi vorrebbe adeguare immediatamente il contratto a Kvaratskhelia con un altro ingaggio, un altro stipendio. Napoli, terzo attacco d'Europa dopo Bayern di Monaco e Manchester City, con 42 gol, 25 in campionato e 17 in 4 partite di Champions, una media di 4,25 in Champions, una media di 2,5 esatta in campionato, la media ponderata fa quasi 3,5, quindi è un Napoli che Europa e campionato segna quasi 3,5 gol a partita sistematicamente. Per quanto riguarda la difesa, anche lì in Europa soltanto Paris Saint-Germain e Barcellona hanno subito meno gol degli azzurri, che ne hanno subiti 9 in campionato. Parleremo di reparti, parleremo di questi dati allo 0816363663 in vostra compagnia con gli interventi in diretta e con Francesco Baiano, allenatore, ex attaccante del Napoli, della Fiorentina, tra le altre cose. Ciccio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Gianluca. Hai visto, snocciolato tutta una serie di dati. Ti chiedo subito, ma per vincere un titolo, uno scudetto, è più importante avere un attacco prolifico o una difesa ermetica? Dicono che senza una difesa ermetica non puoi vincere un campionato. Se i questi, e allora i numeri nel calcio non si contestano, però se poi hai una quarta o quinta difesa e poi hai una squadra che fa una media di gol e mezzo a partita, non vinci il campionato, ma ci va il tutto vicino. Beh, 3,5 gol a partita per questo Napoli, secondo te il segreto qual è? Perché insomma, io dando un'occhiata in giro per l'Europa vedo i marziani Messi, Mbappé e Neymar del Paris Saint-Germain, ma poi c'è il Napoli, almeno dal punto di vista dell'articolazione del reparto offensivo, con Kvaratskhelia, Politano e Lozano esterni, con Osimhen, Raspadori e Simeone al centro. Mi sembra uno dei migliori attacchi d'Europa per come è confezionato. Sai che io vedo tante partite, mi piacciono le squadre e i campionati di tutto il mondo, specialmente quelli europei. Io dico che il Napoli, in questo, perché segue il Paris Saint-Germain, è il top team d'Europa, ma in questo momento penso che la squadra più spettacolare sia il Napoli, senza dubbio. Ecco, nel frattempo Lucio che dice, hai detto un'inesattezza, la Juve ha subito solo 7 gol. No, nessuna inesattezza, ho parlato di squadre europee. Se per questo la Juve ne ha subiti 7, l'Atalanta 6, la Lazio 5 e la Lazio è la miglior difesa della Serie A. Sì. Stavo parlando del raffronto con le squadre europee, caro Lucio, nessuna inesattezza perché della Juve non abbiamo proprio parlato. Questa è la verità. Senti, nelle ultime due partite, Ajax e Bologna, Osimhen da subentrante ha segnato 2 gol. Questa staffetta Raspadori-Osimhen, come la vedi? Cioè, come si può evolvere nel corso della stagione, secondo te? Osimhen è uno che da subentrante incide di più? No. Io spero solo che il Napoli possa arrivare più lontano possibile, ovviamente in Champions League e poi fare il campionato. Perché ovviamente meno partite ci sono e meno turnover puoi fare. Io non penso che Osimhen, una volta che sta bene al 100%, voglia fare subentrante di Raspadori. Questo potrebbe essere uno dei problemi. Ovviamente è un giocatore determinante, Osimhen, sia a partire
dall'inizio che è forse. Ecco, non ti sentiamo benissimo, Ciccio, non so dove sei. Non mi so senti? Adesso sì. Ecco, penso che non sia un problema in questo momento, perché ovviamente Osimhen è stato fermo tanto tempo, la squadra sta andando bene, però a lungo andare non penso che Osimhen accetterebbe un ruolo di secondo piano. Senti, tu in chiusura, Kvaratskhelia ti ha sorpreso, come ha sorpreso tutti, no? Un giocatore che è costato 10 milioni, che adesso è nelle cronache, sulla bocca di tutti, insomma, ieri anche girando i canali, nelle trasmissioni sportive nazionali, c'erano copertine dedicate a lui, un campione già, un giocatore di grande estro, è una persona normale, non ha i capelli biondi, non ha la cresta, non ha tatuaggi, non ha piercing, non ha orecchini, insomma... È anormale. Ah, è anormale, dici tu. È anormale, guarda, non vorrei, non lo conoscevo, devo dire la verità, ma io non baso un giocatore su quello che viene a costare. Si è dimostrato con, ovviamente, con 10 milioni di euro, è stato dimostrato che è un crack finora. Ovviamente giocatori del genere per prenderli costano 60-70 milioni. Beh, perciò bravi ai dirigenti del Napoli, aggiuntoli, al presidente, tutto lo staff che lavora, e hanno portato veramente un giocatore straordinario. Poi ripeto, il fatto che non abbia tatuaggi, non fuma, non beve, è anormale. Non si tinge i capelli, insomma, speriamo che resti così, davvero ragazzo semplice, di grande estro e grande qualità, e magari il pallone d'oro un giorno arriverà anche per lui. Ma lo rinnoveresti subito il contratto a Kvaratskhelia, fossi il Napoli a questo punto? Perché sai, le sirene possono già arrivare, se non sono già arrivate. Ma ovviamente quando uno fa bene è giusto anche premiarlo. Ma il fatto che venga allungato il contratto, ovviamente io non so se Kvaratskhelia ha fatto 4-5 anni di contratto, perché ovviamente a Napoli sono abituati che quando prendi un giocatore gli fanno un contratto di 4-5 anni, perciò è blindato, su quello non ci piove, non ha clausole rescissorie, perciò però è anche giusto che quando un giocatore fa bene e venga premiato. Ci scrivono, insomma, Brigante 74, Romario Meridionale, Ciccio Baiano, se manca qualcosa, e cosa a questo Napoli? In questo momento non manca nulla, cioè forse manca un cambio per un terzino destro, capito? Perché ovviamente manca lì un doppione per essere veramente coperti in tutti i reparti. E invece Gino ti chiede: quanti ce ne saranno, caro Ciccio, di sconosciuti in giro per il mondo come Kvaratskhelia? Ce ne saranno? Non lo so. Probabilmente sì. Tanti no, forse qualcun altro. Tanti, ovviamente no. Però sai cos'è il problema? Che noi quando andiamo a pescare in questi campionati che hanno meno peso, ci facciamo sempre la domanda ma sarà all'altezza in un campionato così complicato come quello italiano? Però io parto sempre da delle qualità, no? Se uno è tecnicamente forte è veloce, è a metà dell'opera. È vero. Poi se trovo un allenatore come Spalletti, e allora ovviamente sei a cavallo. Adesso ti dico una cosa, ieri ho sentito, insomma, un amico del liceo che adesso è chirurgo dermatologo in ospedale, ieri ho sentito e lui non andava allo stadio da 10 anni. Lui mi ha detto: Gianluca, io sono andato allo stadio con l'Ajax l'altro giorno perché finalmente, dopo l'Avezzi, per il quale valeva la pena pagare il biglietto, lui mi ha detto,
è arrivato un altro giocatore per il quale finalmente vale la pena pagare il biglietto anche in maniera salata, come con l'Ajax in tribuna, che è Kvaratskhelia. Quindi diciamo ben venga un calciatore che risveglia anche le coscienze di chi le aveva sopite per tutta una serie di motivi tra gli appassionati e i tifosi. Insomma, è uno che può trascinare con il suo estro, i dribbling piacciono sempre, parliamoci chiaramente, anche se gli allenatori, Ciccio, vogliono tarpare le ali ai giocatori cercando di inglobarli, inserirli in dinamiche troppo tattiche a volte, l'estro è quello che invece dovrebbe venire fuori per la gente. Ma sicuramente sì, Pampoccia Raschelia è un giocatore che punta sempre l'avversario e 9 volte su 10 te lo salta, perciò 9 volte su 10 ti crea la superiorità numerica. C'ha personalità, poi è normale che c'è in questo momento un entusiasmo incredibile e perciò questo l'aiuta la squadra, perché ovviamente è una squadra che ti lascia sempre puntare nell'uno contro uno, perché ovviamente ci sono delle sovrapposizioni che non permettono agli altri di raddoppiarlo, ovviamente per lui diventa più semplice, ma si sta parlando di un giocatore straordinario. Grazie a Ciccio Baiano, buon pomeriggio. Grazie e buon Gianluca, lavoro. Buon pomeriggio. Ciao, grazie. Ciccio, forza Napoli sempre, il nostro mantra dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13, telefoni aperti allo 0816363. Il rinnovo di Kvaratskhelia è già arrivato il momento di rinnovare il contratto al calciatore georgiano, ormai sulla bocca di tutti, nelle prime pagine, nelle copertine di giornali quotidiani, settimanali, mensili, televisioni nazionali, televisioni estere, televisioni locali. Insomma, si parla solo di Kvaratskhelia. Il Napoli ha fatto il colpo, complimenti a tutti, ma lo abbiamo già detto tante volte, complimenti al Napoli, però adesso è arrivato il momento di fare una riflessione, rinnovargli subito il contratto per evitare sirene. Questo amico scrive: buongiorno, io credo che anche se De Laurentiis non voglia venderlo, a Kvaratskhelia offriranno un ingaggio per il quale sarà difficile trattenerlo, scrive Luigi. Vediamo il Napoli che cosa farà. 0816363663, è già arrivato il momento di rinnovare, adeguare il contratto di Kvaratskhelia? A tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni al microfono per Forza Napoli sempre, il nostro mantra dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 qui su Radio Marte, con i telefoni sempre aperti allo 0816363663. Celebriamo l'attacco del Napoli, il terzo in Europa dopo Bayern di Monaco e Manchester City. La difesa del Napoli, che in Italia è dietro Juve, Atalanta e Lazio, ma davanti a Inter e Milan come numero di gol subiti, ma in Europa è comunque una signora difesa, avendo subito meno gol di Arsenal, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Manchester United, Bayern di Monaco, Real Madrid. Insomma, in Europa solo il Barcellona e il Paris Saint-Germain hanno subito meno gol del Napoli. Rino Cesarano, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Senti Rino, ma Kvaratskhelia, di cui ormai parlano tutti a livello internazionale oltre che nazionale, è arrivato il momento di adeguare subito il suo contratto che scade nel 2027, lo ricordiamo, con un ingaggio lordo di 1,7 milioni netto di 1,2 milioni. Cioè il Napoli deve cominciare subito a pensare a blindare il calciatore per evitare problemi? Non penso, non avrei tutta questa fretta, perché mi fido di quello che fa la società e fino adesso la società ha mostrato di saperci fare. Piuttosto mi porrei il problema di rinnovare con l'allenatore, perché Kvara ha già un contratto lungo e come appare il ragazzo sembra veramente un ragazzo pulito, un ragazzo a modo, che non ha colpi di testa facili e quindi diciamo è uno che si è già legato a questa maglia, a questa società. Non credo sia immediata questa cosa. Indubbiamente l'ingaggio poi a fine campionato secondo me arriverà automatico, perché è normale, se questo ragazzo ti porta lontano mi sembra anche logico che percepisca una cifra adeguata al suo rendimento. Quindi però io partirei con l'allenatore magari a febbraio, a marzo, perché sta dimostrando questo allenatore di avere grandi capacità in un tipo di club che è condotto da una sola persona, che è il presidente De Laurentiis, quindi voglio dire riesce a fare tante cose
riesce a gestire uno spogliatoio simile e soprattutto ad ottenere questa alchimia di gruppo. Questa è la cosa più bella, non sono tanti risultati, sì le cifre sono importanti, però la cosa più bella che risalta agli occhi di tutti è la compattezza di questo spogliatoio, cioè l'unione tra i giocatori per come esultano, per come partecipano le vittorie, anche quelle che non giocano. E quindi questa è la cosa più bella ed è la cosa che fa vedere il futuro, diciamo, in maniera positiva, no? Con uno sguardo, con giusto entusiasmo. Però se mi consenti, è anche il momento che la città, la tifoseria, deve accompagnare nella maniera giusta la crescita di questa squadra. In che modo? Tenendo i piedi per terra, mostrando entusiasmo, aiutandola nei momenti difficili, e mi riferisco soprattutto a quelli i più giovani, quelli che sui social si divertono magari a trovare sempre il pelo nell'uovo, a criticare, a giudicare un giocatore che magari non gioca benissimo, di stare calmi e di recitare da pubblico, da grande squadra. Allora c'è Giuseppe al telefono 0816363663. Giuseppe, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, se io per me rinnoverei il contratto a Kvaratskhelia anche stamattina. Rinnoveresti il contratto a Kvaratskhelia anche stamattina? Ma non solo lui, a tutti quelli che stanno in scadenza, in primis. Poi se mi permetti di fare un annuncio per il nostro Alex Meret. Ragazzi, incidiamo sto ragazzo perché è forte, è bravo, perché lei parla, l'ha fatto Buffon, l'ha fatto Zoff, l'ha fatto tutti i migliori portieri del mondo. Va bene, quindi... Giuseppe, chiarissimo, grazie per essere stato con noi. Meret, devo dire la verità, Rino, io ho invitato al mea culpa che ho fatto anche io la settimana scorsa, perché lo abbiamo definito per un anno e mezzo inaffidabile come portiere, poi ci ha smentiti nella prima parte di questa stagione. Per un errore non si può fare marcia indietro, bisogna andare avanti. Certo, è l'appello che facevo io alla maturità del pubblico, di accompagnare nella maniera giusta questa squadra, no? E la maniera giusta è quello di essere riflessivi e di capire, ma noi non abbiamo giudicato Meret inadeguato, abbiamo detto che probabilmente non aveva quella padronanza del ruolo, di se stesso, la maturità, quel fatto di guidare la difesa, ma dovuto anche ai problemi che aveva avuto, gli infortuni, l'età giovane, un pizzico di inesperienza, ma non abbiamo mai detto inadeguato, perché le capacità tecniche di Meret sono sotto gli occhi di tutti, l'errore tutti lo fanno, gli errori, anche i portieri più bravi, soprattutto con questo calcio moderno, che la palla viaggia a una velocità supersonica, i rimbalzi, le casualità, può succedere, però non si deve crocifiggere, certo, una persona. Abbiamo visto quello che è successo con Lobotka, io per primo. Lo chiamavano Barilotto Lobotka, così lo chiamavano. E poi mi sono dovuto ricredere, ma sai quando mi sono credevo, più che ricredere, quando io ho temporeggiato, quando si è espresso Hamsik, quando Hamsik disse attenzione, questo è un ragazzo che ha delle qualità, è uno bravo, un giocatore aspettato, dategli tempo, dategli spazio, no? Ti ricordi Hamsik, certo, intervenne? No. E lì a quel punto io mi fermai, disse vorrei vederlo all'opera più spesso, vorrei aspettare che recuperi bene la condizione atletica, dopodiché diamo un giudizio. Giuseppe, ancora un altro Giuseppe al telefono allo 0816363. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Giancarlo. Gianluca. Buon pomeriggio a Rino Cesarano, che io reputo uno dei maestri del giornalismo napoletano. Grazie. È vero, hai ragione. Io posso ragione. Dire perché sono della tua stessa età. Hai ragione. Quindi mi permetto di dire che lo seguo dai tempi di Vinicio. Quindi grazie. È eccezionale. Ecco, e quindi esposo interamente quello che dice. Per quanto riguarda Kvaratskhelia, io dico questo, sia per Kvaratskhelia che per altri che sono Kvaratskhelia il 27, io direi finiamo questo campionato, vediamo come va a finire questo campionato, io mi auguro alla grande, e poi si resetta tutto, chi sta in scadenza di contratto, chi automaticamente merita un premio, eccetera, eccetera. Perché? Perché volendo o nolendo, se noi, non lo voglio dire, arriveremo a quel risultato, ma è logico che la società deve adeguare poi gli stipendi a quel tipo di risultati che tu hai raggiunto, perché non è che si può fare a botte piene la moglie imbriaca, come si dice a Napoli. Se la squadra regge e andrà avanti,
la società deve adeguare perché se entreranno quest'anno la campionata, Coppa dei Campioni, il DX a 70-80 milioni, ragazzi, 70-80 milioni, metto la firma extra a più quello che incassa, logicamente i giocatori bravi devono essere premiati e adeguati. Io mi auguro che tutto ciò accada quanto prima. Grazie. Saluto Giuseppe a tutti. Grazie. Saluto. Giuseppe, nel Ciao. Frattempo Giovanni da Acerra scrive: io non rinnoverei il contratto a Kvaratskhelia, più di 2 anni non lo puoi trattenere a Napoli, è già da City, PSG, Real o Barcellona. E questo è, questa è una riflessione, sì, che comunque va, sì, fatta. Sì, 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 intanto ringrazio Giuseppe per le belle parole, è un po' esagerato. No, no, non ha esagerato, vorrei... non ha esagerato. Sì. Vorrei però ricordare a tutti noi che per alcuni anni il Napoli, pur non facendo dei grandissimi risultati, ha sostenuto degli ingaggi notevoli per Insigne, per Meret, per gli altri giocatori, cioè è arrivato a cifre importanti, è arrivato ai 5, ai 6 milioni di euro all'anno, pur non ottenendo dei risultati eccezionali. Quindi non, il problema io non lo vedo, noi ci poniamo dei problemi inutili, non ci sono i problemi. No, non sono problemi, sono solo valutazioni, non le ha assolutamente, a Napoli va tutto bene, fortunatamente. Sì. E poi la società, diciamo, questo ragazzo ha un contratto lungo. E non è detto che non possa rimanere, no, l'abbiamo visto con altri giocatori, vi ricordate, per non arrivare alla vittima, anche altri giocatori sono stati trattenuti finché è stato possibile trattenerli. Questo ha 21 anni questo ragazzo, È vero. Senti Rino, prima di salutarti, cambio un attimo discorso, perché tu sai che Higuain, dopo l'eliminazione con l'Inter Miami dai playoff della MLS, ha chiuso la sua carriera calcistica. Il Napoli gli ha tributato attraverso i social, Twitter per la precisione, mostrando alcuni bei gol segnati con la maglia azzurra, un messaggio: grazie per le emozioni vissute assieme e buona suerte Pipita. E devo dire che questo messaggio ha ovviamente richiamato migliaia e migliaia di considerazioni da parte dei appassionati, e la gente ce l'ha con il Napoli per questo messaggio di ringraziamento, insomma, che è stato mal digerito da parecchi appassionati del Napoli. Lo leggo sul Corriere dello Sport adesso, sono andato a vedere il messaggio Twitter, in effetti ci sono molti che non sono d'accordo. Insomma, i napoletani, quando uno tradisce... No, ma bisogna dimenticare certi momenti, diciamo, invece bisogna ricordare anche le cose buone fatte. Mi sembra una lezione di stile da parte del Napoli, certo, perché comunque Higuain ha lasciato una traccia nella storia di questo club, è uno che lasciò il Real Madrid per venire a giocare qui e poi ha regalato dei gol, il record di gol del capolavoro di Serie A, delle giocate straordinarie in Champions. Non bisogna dimenticare certe cose, se poi arrivano dei momenti di attrito, di frizione, di comportamenti sbagliati, perché poi Higuain è vero, non ha avuto un grande comportamento nel momento del distacco, ma anche quando è tornato. Però si dimenticano, non si può vivere di rancori tutta la vita, bisogna ricordare anche le cose belle fatte. Io mi complimento con il Calcio Napoli per il bel gesto avuto per questo Twitter, che ha dimostrato a Higuain che era passato in un grande club, in una grande città, e non come pensava lui. Va bene Rino, grazie per essere stato con noi chiacchiereremo più in là con te volentieri, le gesta di questo Napoli. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie a Rino Cesarano. Tony Molai adesso accompagnato da Gigi Soriani, che non so, armeggia con qualcosa, tra poco sarà lui al ponte di comando. Vero, non fare quei gesti, oggi è San Luca, lo sai, oggi è San Luca, è un giorno speciale. Pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con Forza Napoli sempre. Nel frattempo Tony Molà lo sa, possiamo provare a chiamare Orsi. Tony Molà lo sa, sto parlando con voi, scusatemi. Tony Molà lo sa, potremmo provare a chiamare Orsi. Nel frattempo ascoltiamo un paio di messaggi vocali, eccoli qui. Buongiorno Gianluca, Antonio da Portici. Onore a Gonzalo Higuain, l'attaccante più forte nell'era De Laurentiis. Io litigo puntualmente tutte le domeniche.
ma chi ne capisce di calcio sa che lui è stato il migliore. Tutto quello che c'è stato dopo a me non interessa nulla, non mi è mai interessato. Io giudico quello che ha fatto in campo. Onore a Gonzalo, brava la società che ha fatto questo tweet. Bene, brava la società che ha fatto questo tweet. Ciao Gianluca, buon onomastico e sempre complimenti per la tua trasmissione che conduci con professionalità ed educazione nei confronti di tutti. Grazie Peppe 73. Allora, ascoltiamo un altro messaggio vocale, eccolo qui. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Sono Giovanni. Ciao Giovanni. Volevo dirti che io, per quanto riguarda il rinnovo di Kvaratskhelia, sono d'accordo a rinnovarglielo subito. Però la cosa che mi fa più rabbia è il fatto di sentir dire dalla gente che Kvaratskhelia comunque a Napoli non può stare più di un anno, due anni, perché fra poco se lo prenderà il Manchester City, il Barcellona, il Real Madrid. Ma perché noi non possiamo tenere un giocatore e tenerlo per molto tempo finché non vinciamo delle cose importanti? Ma perché dobbiamo già ragionare con questa mente provinciale? E poi sono d'accordo anche con il maestro che ti sta a fianco che bisognerebbe rinnovare immediatamente il contratto a Luciano Spalletti. Ciao, vi saluto e vi abbraccio. Giovanni da Pomigliano. Ciao Giovanni. Allora, Giovanni è sconcertato rispetto a chi ha scritto è inutile rinnovare il contratto a Kvaratskhelia, tanto, insomma, tempo due anni il Napoli lo perderà perché è già di una dimensione più elevata. Sentiamo che ne pensa un grande portiere e un grande allenatore. Nando Orsi, Nando, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio Giallo, buon pomeriggio a te. Possibile che il Napoli debba già essere rassegnato, secondo alcuni tifosi, secondo quello che scrivono alcuni tifosi, a perdere Kvaratskhelia più in là? A me dispiace, perché poi dopo i tifosi non si godono mai il momento, perché pensano sempre che, capito? A me dispiace che, ne so, che stanno facendo un processo a Meret, che adesso Kvaratskhelia andrà via. Ma chi se ne frega, viviamo il momento che c'è adesso. Bravo, cioè, bravo. A Napoli in questo momento ha una situazione la migliore possibile. L'unico modo per far sì che queste cose non vadano più bene è che l'ambiente cominci ad essere sfiduciato e vada a trovare il pelo nell'uovo su certe situazioni. Ma andiamo, io penso che bisogna anche stare a vedere quello che succede domenica dopo domenica, un po' come il tennista, no? Quando sbaglia il punto poi pensa a quello dopo. Ecco, il Napoli ogni partita deve chiudere il quaderno e pensare a quello dopo. Adesso c'è la Roma e quindi è un impegno importante, difficile. Ci andiamo a cominciare a parlare di quello che sarà un giorno, pazienza. Intanto se il Napoli viene fuori da Roma con un pareggio oppure con un risultato positivo, diciamo che le cose cominciano a farsi interessanti. È vero, anche perché è un impegno probante. Diciamo che le due trasferte prima della sosta del Mondiale, Roma e Bergamo con l'Atalanta, certo, potranno dire ancora di più su questo Napoli che già, insomma, fatto faville. Parliamoci chiaramente, non solo dal punto di vista dei risultati, dal punto di vista del gioco. Guarda, l'attacco del Napoli è il terzo d'Europa dopo Bayern e Manchester City, con 42 gol tra campionato e Champions. Campionato sono 25 gol in 10 partite, una media di 2,5. In Champions addirittura 17 gol in 4 partite, una media di 4,25 a partita. La media ponderata fa 3 gol e mezzo a partita. Più di 3 gol e mezzo. Voglio capire, sì, com'è possibile questa squadra segni così tanto e con tanta continuità? Beh, perché c'è un gioco corale. Se tu consideri anche che quelli che subentrano fanno spesso gol, vuol dire che Spalletti in questo momento ha dato alla squadra la responsabilità a tutti, non mettendo sul piedistallo quelli che sono i cosiddetti titolari, perché i cosiddetti titolari non ci sono, ma dando la responsabilità a tutti. Infatti quando entrano sembra che giochino meglio dei titolari, cioè sono determinanti. E quindi proprio questo è importante in una squadra, in un collettivo. E adesso si pensa più a voi che all'io, e secondo me Spalletti sta facendo un lavoro a livello di tattico eccezionale. Poi dopo ci saranno anche momenti dove questa intensità forse si abbasserà, perché è fisiologico, ma in questo momento il Napoli mi sembra proprio una squadra che dia tanto ritmo. Le famose squadre europee che noi tanto decantiamo quando vediamo la Premier League, ecco, il Napoli può essere considerato proprio come una di queste. Senti Nando Orsi, attacco e difesa, ora davo un'occhiata alla difesa, ci sono tre squadre che hanno fatto meglio del Napoli in Italia, sono la Juve con 7 reti subite, l'Atalanta 6, la Lazio che è la miglior difesa in questo momento con 5, la Lazio di Sarri, il Napoli ne ha subiti 9, gli ultimi 3 con Cremonese e Bologna in campionato. Però a livello europeo hanno subito più gol del Napoli l'Arsenal 10, il Manchester City, il Tottenham, il Chelsea, il Manchester United, il Bayern di Monaco e il Real Madrid, quindi il Napoli ha fatto meglio delle big europee.
è in questo momento a parità di partite in difesa. Ti chiedo, per vincere un campionato bisogna stare più attenti alla difesa, quindi a subire meno gol, o all'attacco? Cioè, voglio capire. E poi il Napoli è costretto a subire qualche gol in più se vuole giocare in questo modo e segnare con questa prolificità? Sì, la verità sta sempre poi nel mezzo. A parte che per vincere le partite è importante che il Napoli faccia un gol più degli altri. Però poi dopo si andiamo a vedere anche le altre squadre, quelle che hai nominato, e sono squadre che squadre che attaccano, che rischiano. E poi dopo c'è anche una questione di equilibri, cioè tu attacchi ma c'è l'equilibrio fra centrocampo e difesa, c'è velocità, c'è letture preventive su certe situazioni. Io penso che sia una cosa normale. Il calcio europeo predilige la fase, più la fase offensiva che quella difensiva, ma sempre per una questione di equilibri. Cioè non è che gli attaccanti fanno lì davanti il pressing e i difensori stanno al limite dell'area, no, tutti si alzano, tutti si abbassano, quindi è un modo di giocare diverso che qui in Italia noi sperimentiamo poco, perché pensiamo sempre prima alla squadra avversaria, mentre mi sembra che il Napoli pensi, al di là di contro chi gioca, di giocare inizialmente per come sa giocare lei, poi dopo è ovvio che va sulle forze e sulle debolezze dell'avversario. Senti Nando, prima di salutarti non possiamo non parlare di Meret. Allora, tu ricorderai, qualche settimana fa io feci il mea culpa e invitai a fare il mea culpa tutti quelli che lo avevano definito per un anno e mezzo, due anni, portiere inaffidabile, che volevano sbolognarlo altrove. Va bene, l'inizio di questa stagione è stata brillantissima da parte di Meret. Ora, per un errore, qualcuno lo sta rimettendo sulla croce, il portiere. Che cosa succede? E tu, diciamo così, la tua opinione come la esprimi su Meret in questo momento? Beh, io penso che sia uno dei più positivi di questo momento del Napoli. Nessuno si aspettava, cioè nessuno, io sì, forse tanti altri sì, ma molti non si aspettavano che Meret fosse un portiere vero, invece lui lo è, ha carattere, personalità, e quindi è ovvio che poi dopo quando fa bene e dice la gente, ma allora è un portiere vero, e poi dopo quando sbaglia dice, allora, cioè non si può, perché l'errore sta sempre dall'angolo per i portieri. Allora che dobbiamo dire di Politano che si è mangiato un gol dal dischetto di rigore, che facciamo un processo a Politano, no? No, infatti. Io penso che la cosa migliore è proprio quella di voltare pagina. Poi tra l'altro l'errore è venuto su una partita dove il Napoli ha vinto, quindi è stato anche poco condizionante. Va bene, diciamo così, che, va bene così. Molto bene così. Ma che è successo in quella data? Anche per cercare di scagionarlo un po', forse non ha visto partire niente, il pallone. Ha calcolato male una traiettoria, pensava di averla fra le braccia, invece no, tante volte. Non bisogna mai pensare che sia un pallone, che ci sono palloni semplici o facili, perché sono tutti difficili, bisogna andarci tutti con la massima concentrazione, ma può succedere. È vero, si farà la prossima e continua così, anche perché bisogna lasciarlo in pace, perché questo ragazzo assolutamente è un po' fragile, nel senso che dopo questo errore ovviamente ha fatto un'uscita a vuoto, è andato un po' in bambola, questa è la realtà, quindi bisogna dargli fiducia sempre di più per consentirgli di parare con efficacia, e come sa, questa è la verità, cioè bisogna lasciarlo in pace. Assolutamente. Nando, grazie, ma sei fiducioso nel match con la Roma? Sono abbastanza fiducioso, perché il Napoli in questo momento deve dare una risposta importante, perché è un big match, è uno scontro diretto. Vediamo fuori casa se ancora avrà possibilità di poter giocare com'è, se la Roma glielo permetterà. È una partita, anche sotto il punto di vista tattico, una partita che mi stuzzica, perché Mourinho e Spalletti sono due allenatori tattici, più di campo Spalletti, più di intuito Mourinho, e quindi vediamo un po' quello che viene fuori. Grazie a Nando Orsi, grazie Nando, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao. Con Gigi Soriani voliamo in pubblicità, arrivano molti messaggi, tanti auguri, godiamoci il momento e lasciamo in pace Meret, giusto, giù le mani da Meret. Quello che fece all'epoca Gonzalo Higuain, ci scrive questo amico, non è stato digerito da molti, me compreso, ma non possiamo rinnegare quanto di bene abbia fatto a Napoli, d'accordo con il messaggio del club. Gino scrive, di sicuro a Roma sbancheremo e Mourinho si innamorerà di Kvaratskhelia, ma credo che lo abbia già fatto. Brava la società a salutare Higuain, però per me il forte nell'era De Laurentiis è stato il matador Cavani. Anche io preferisco Cavani per tutta una serie di motivi a Higuain. Cavani ha trascinato il Napoli di Mazzarri in maniera incredibile, davvero, ricordo ogni attimo di quegli anni. Pubblicità, tra poco con Forza Napoli sempre, telefoni aperti allo 081 63 63 63, un altro collegamento.
Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre, il nostro mantra dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13, telefoni aperti allo 0816363663, in vostra compagnia Gianluca Gifuni e con voi e con noi anche i vostri messaggi vocali, eccoli qui. Io volessi dire la stuaglione che Higuain è il giocatore più forte dell'era De Laurentiis, ma chi si ha visto Napoli, i Cavani, la Vezia, Amsic, cioè il ragazzo lo sa chi Cavani in soli 3 anni è il miglior marcatore del sì. Napoli, che in 3 anni ha fatto più gol di qualsiasi attaccante fino ad ora che il Napoli ha mai avuto. Nel rapporto che ma Stuaglione non capisce i palloni o no? Nel migliore media di Cavani nel rapporto tra minuti giocati nel Napoli e gol realizzati resta sempre Cavani. Ancora ciao a tutti, per me non bisogna rinnovare il contratto a Kvaratskhelia perché fino ad ora il Napoli non ha vinto ancora nulla, cioè avesse apportato alla bacheca del Napoli uno scudetto, che ne so, una Coppa Italia, che ne so, una semifinale di Champions League, una Champions League, rinnovaglielo. Ma fino ad ora, pur essendo un fuoriclasse, perché qui siamo al cospetto di un fuoriclasse, io dico di non rinnovarglielo ancora. È già un fuoriclasse, ne parleremo domani, domani insomma, vi domanderò se per voi è già un fuoriclasse. Per me si stanno delineando le forme, diciamo così, del fuoriclasse, ma non lo è ancora ovviamente, ha 21 anni e soprattutto forse tutti noi stiamo caricando questo ragazzo già di troppe eccessive responsabilità. Bisogna lasciarlo libero di giocare e di non pensare troppo, di pensare soltanto a giocare, ad essere estroso come lo abbiamo visto finora, senza caricarlo di troppe responsabilità. Solo così potremmo vedere un Kvaratskhelia anche in crescita rispetto a quello che sta facendo. Allora, tecnicamente Higuain è molto più forte di Cavani, cosa state dicendo? Ma il calcio come lo guardano, caro amico? Innanzitutto il calcio è opinabile per tutti, ma qui nessuno ha detto che tecnicamente Cavani sia superiore a Higuain. Qui diciamo, almeno se io devo scegliere, dovessi scegliere tra Cavani e Higuain, scelgo Cavani per una questione affettiva, per una questione di quello che mi ha fatto vedere, delle emozioni che mi ha dato Cavani rispetto a Higuain. Nessuno discute il fatto che Higuain sia tecnicamente superiore a Cavani, ma per quello che ha fatto a Napoli, per me Cavani vale di più. Tutto qui. Ascoltiamo questi altri messaggi. Eccoli qui. Via. Io credo che una volta ogni tanto il Napoli abbia dato una lezione di stile su Higuain. Salutando Higuain. Certo. Come disse una volta un famoso comico in una sua trasmissione, disse un poeta argentino, dice non è importante quello che ha fatto lui nella sua vita, ma è importante quello che ha fatto a me nella mia vita. Ecco. Higuain, sicuramente al pari di Maradona, hanno dato tanto alla causa del Napoli, che poi sia andata a finire in maniera diversa, è inevitabile. Giusto, e io dico, a proposito, rispondendo a quell'amico, che per me Cavani ha dato più al Napoli rispetto a quanto non abbia dato Higuain. È tutto qui. Non si discute poi di chi è più forte tecnicamente, perché Higuain tecnicamente è certamente più forte, ma Cavani era più trascinante. Forse lo avete dimenticato, magari un giorno vi rinfrescherò la memoria su quello che ha fatto Cavani e su quel Napoli che al momento è quello che ha sfiorato rispetto a tutti i Napoli della storia agli quarti di finale di Champions League con il Chelsea, come ricorderete 3-1 qui con Cavani protagonista peraltro e 4-1 per il Chelsea allo Stamford Bridge. Cavani 3 annate in crescendo è sempre ad alto livello, scrive questo amico. Higuain più tecnico ma un solo anno davvero buono. KK77 ci scrive questo amico, e c'è Kvaratskhelia. Mettiamolo al sicuro adesso, dai 150 ai 200 milioni di clausola rescissoria, considerato che tutto il mondo ne parla. Vittorio da Mater Dei ne parlava a noi proprio, Luca Marchetti di Sky Sport la settimana scorsa, suggeriva una clausola rescissoria di 200 milioni di euro in questo momento. Ancora messaggi vocali, eccoli qui. Ragazzi, sempre Forza Napoli, Salvatore. Ciao Salvatore. Volevo fare una riflessione per tutti coloro che parlano sempre male dei giocatori, di Mario Rui, del portiere Meret che ha sbagliato, non ha sbagliato. Secondo me, questi non sono tifosi del Napoli, sono persone che dovrebbero stare fuori proprio da queste cose, specialmente il papà
e il figlio che dicono sempre che Mario lui non sa giocare, non niente. Noi siamo napoletani, siamo sempre con Napoli e tutti i giocatori possono sbagliare, sempre forza Napoli. Bene, grazie caro amico. Nel frattempo, insomma, tanti auguri di buon onomastico con affetto e competenza, ci scrive il nostro amico alter ego di Enrico Fedele. Meretta ha bisogno di giocare, scrive Enzo di San Felice. Ha fatto 3 anni di quasi esclusiva panchina, che non faccia nemmeno un errore, pura utopia. Hai ragione anche tu, caro amico. Ancora messaggi, ne ascoltiamo l'altro paio. Buongiorno dal vostro presidente. Sento dire che devo rinnovare il contratto a Quicia, ma per quale motivo? Ma se giocava male, poi che facevo? Gli davo di meno? A un contratto rimane così. Vabbè, caro amico, però insomma, adesso vengono fuori imitatori di tutti, anche De Laurentiis. Insomma, te la sei cavata parzialmente al momento. Sentiamo. Sì, sì, sicuramente, qua è tutto quello che volete voi, tante sensazioni, però basta ricordare i 4 gol ottenuti, prova giù, non pazziate, Cavani era una da cosa. Anche perché come fatto venivamo dalla fame e quindi ogni morso di pane ci pareva pane e Nutella. Cavani era una da cosa, giù, non pazziate. Va bene, siamo d'accordo, poi di questo si può discutere ovviamente. Ancora messaggio e poi lasciamo la palla a Marte Sporlani. Ma non ho capito bene il ragazzo di prima su Kvaratskhelia, cioè non va rinnovato il contratto perché non ha vinto ancora uno scudetto? Cioè in un mese doveva vincerlo? Cioè è così difficile capire che questo giocatore rischia di essere strappato nel giro di un anno da un Real Madrid, Bayern Monaco, che ne so, questi squadroni stratosferici. E allora chiudiamo con questo messaggio. Se ci riusciamo un attimo, nel frattempo è già pronto Massimo D'Alessandro con Marte Sport Live, perché c'è questo amico che aveva scritto di Kvara, che aveva detto non rinnoviamo il contratto, tanto comunque andrà via. Lui fa tutto un preambolo, dice che Kvaratskhelia è un fuoriclasse rispetto a tutti i calciatori che ha avuto il Napoli nell'era De Laurentiis. Kvaratskhelia ha già qualcosa in più e che certamente andrà via senza essere pessimisti, scrive questo amico, a meno che non voglia fare come fece Maradona, cioè non ne faccia un fatto personale di amore vero per la città e per un popolo. Può succedere anche questo, anzi è il nostro auspicio. Ne riparleremo domani, fuori classe o meno, domani nell'appuntamento con Forza Napoli Sempre. Adesso arriva Marte Sport Live con Massimo D'Alessandro e Dario Sarnataro con tutte le news, gli approfondimenti. Oggi è martedì e tra 5 giorni c'è Roma-Napoli. Grazie a Gigi Soriano e Tony Molà in regia, grazie a voi per la cortese attenzione. Da Gianluca Gifuni è tutto, ci ritroviamo questa sera alle 18 col Drive Time di Radio Marte insieme ad Elisa Davino e il sottoscritto con Metti a Folle. Nel frattempo, buon pomeriggio.